invitati a portare una testimonianza esterna a uno dei convegni organizzati dal top sponsor della Fiorentina in zona Novoli. Così la D, Sandro Mencucci e il nuovo centrocampista Anderson hanno presenziato portando proprio la loro esperienza, da quella che è stata la vita all'interno della Fiorentina per la D, Sandro Mencucci, al percorso calcistico di Anderson fino proprio alla Viola. A fare gli onori di casa il direttore generale di Banca CR Firenze Luciano Nebbia e a porre le domande David Guetta. Ottimi risultati, perché comunque dalla scrittura del previsto bene siamo andati in Champions League, facciamo l'Europa League, abbiamo battuto grandi squadre 4-2 in casa, abbiamo fatto... sono quelli che comunque determinano i risultati in campo, ma anche i risultati nel nostro bilancio, perché poi è ovvio che andare in Champions League vuole dire tanto, e purtroppo va a finire che lavorare in una società di calcio, anche per un magazziniere, va oltre il fatto delle 8 ore giornaliere che deve fare, nel senso che è una passione continua e teoricamente è un'antenna accesa 24 ore su 24, perché comunque e tutti lo fanno con molta piacere. Questo è ovvio che noi manager siamo fortunati, perché probabilmente viene dato anche qualcosa di più di quello per il quale noi ci aspettiamo. Si può tornare in spirito della partenza, oppure essere aziendalisti, vorrei che tu ci raccontassi su quelli che diciamo, momenti, personaggi famosi. Chi è stato di più, non di più di meno, ma chi nel corso di questi anni tra dirigenti, allenatori, quanti giocatori più difficile entrare, hanno dimostrato questo senso da parte mezza che dovrebbe consentire la molla per cui la mattina ti svegli e vai felice a fare allenamento, in filiale, eccetera, eccetera. Sai, io credo che tutti quelli che sono venuti a Firenze, che siano giocatori, che siano dipendenti o dirigenti, hanno capito la città dove stanno, hanno capito anche la passione viscerale che c'è in questa città per la propria squadra di calcio. Veramente mi capita spessissimo di andare all'estero. E ovviamente la città di Firenze è banale dire che traina anche al 100%, però poi se la Fiorentina la conoscono tanto, la Fiorentina è molto conosciuta, c'è veramente questo binomio che viene considerato tra Firenze e la Fiorentina, sono molto legato, e ripeto, per me è un vantaggio anche nel momento in cui vado a vendere commercialmente la mia società all'estero. Chiaro che quando arriva una personalità come Mario Gomez, che è nato al Bayern, Anderson, che è stato al Manchester, loro portano delle esperienze molto molto più importanti rispetto ad altri giocatori che non hanno avuto la fortuna di stare in questi fatti. Cos'è cambiato in 10 anni dopo l'esperienza in genere? Aiutarlo fisicamente, aiutarlo nella vita, non soltanto nel calcio. Così è stato molto.